Sassà, si sente? Bentrovati, e grazie di questa accoglienza. Intanto volevo chiedere alla regia subito se si potevano accendere luci in sala, così vedo le persone in faccia, almeno... Ecco, no, spegni, va che è meglio. No, scherzo, lascia acceso perché fa bene, fra l'altro la luce, non so se lo sapete, aiuta il rilascio di serotonina che fa bene all'umore, quindi insomma, quanti di voi ogni tanto vogliono essere di buon umore, così per alzate di mano... Ah, ecco... Quanti di voi hanno riso almeno una volta nel 2017? Così per la state... Grandi, fatevi un applauso. Che non è sempre facile. Allora, il mio intervento appunto si chiama Felicemente Stressati perché comunque mi occupo anche di gestione dello stress, dell'atteggiamento rispetto alle difficoltà. Non so, a qualcuno è capitato di essere stressato, di vivere momenti di stress? Così per la state di mano... Ah, c'è una bella comunità... E magari vi è capitato anche di avere dei momenti di demotivazione, magari di fronte a certe difficoltà, cose che non sono sotto il nostro controllo. Qualcuno capita? Ecco, adesso qualcuno si starà chiedendo, ma come mai questo ci fa tutte queste domande, ci fa alzare la mano, non può parlare lui fino alla fine del suo intervento. Chiedete, perché ci fa alzare la mano? Chiedete. Aspetta, tutti insieme, come se fossimo qua oggi veramente, tutti insieme. Vi ringrazio per la domanda, bella domanda, non me l'aspettavo sinceramente. Ah, perché nel momento in cui siamo seduti come siete voi seduti, giusto? Quanti di voi sono seduti? Così la consapevolezza è importante. E in genere questa cosa di essere seduti, c'è una persona che parla davanti a noi, una specie di cattedra, insomma, comunque avete degli appunti, qualcosa da scrivere, a cosa lo ricolleghiamo che abbiamo fatto per almeno 15-20 anni? A scuola, giusto? Quanti di voi sono stati a scuola? Perfetto, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. E nel momento in cui stavamo a scuola, non dico una volta, ma magari più volte, quindi in automatico, ci veniva che appena stavamo così seduti, ci veniva insomma un po' di... magari volevamo stare nel letto a dormire, e quindi come stavamo... qual è la nostra espressione corporea? Come stavamo di corpo? Come andavamo di corpo a scuola? Allora, in genere a scuola da me stavamo tutti così nelle prime ore del mattino. E secondo voi, stando con questa espressione facciale, il nostro cervello lavorava al massimo o al minimo? Quanti pensano lavorava al minimo? Quanti pensano? Che è una cosa importantissima, se no non riusciamo ad andare avanti oggi. Ok. Allora, sostanzialmente perché nel momento in cui noi ci muoviamo e per rispondere a queste domande dobbiamo, non è che dobbiamo compilare un questionario, ma dobbiamo semplicemente muovere le braccia, alzare il braccio, sicuramente teniamo attivo il nostro cervello. Perché? Perché poi quando usciremo di qua, perché usciremo di qua, giusto? Magari ognuno di noi, il tempo che ha investito, vuole portarsi a casa qualcosa di utile, giusto? E quindi quali sono le condizioni migliori per portarsi a casa qualcosa di utile? Quando siamo con l'atteggiamento corporeo, siccome mente e corpo sono collegati, l'atteggiamento corporeo di disinteresse oppure di interesse? Interesse, perché quando siamo interessati a qualcosa, non so, vi sarà capitato di essere interessati a qualcosa, qualcuno è capitato? Oltre a questa situazione, ecco. Quindi quando siamo interessati a qualcosa, la nostra postura è magari protesi in avanti, gli occhi come sono? Chiusi. Ecco, quindi sostanzialmente la nostra postura influenza anche l'attenzione e l'attività del nostro cervello e soprattutto quando si sta con le braccia su, c'è una ricerca insomma, che abbiamo messo poi anche nel mio libro, che si abbassa il livello di cortisolo nel sangue, che non so se lo conoscete, insieme all'adrenalina è uno degli ormoni principali dello stress, quello che se rimane a lungo nel tuo corpo ti crea quella tensione muscolare diffusa, non so, qualcuno capita ogni tanto di avere mal di testa, qualcuno capita? Magari dolore al cervicale, alla schiena, un bel reparto di fisioterapia intensiva. Magari gastrite, colite, dissenteria. Dissenteria no, non si sa perché ce l'ho, non mi voglio dare aria, non lo voglio far sapere. Comunque, il quadro non è dei migliori. Se io sto male fisicamente, è ovvio che anche non mi relaziono bene con gli altri, faccio fatica a entrare in empatia, ad ascoltare o magari anche a dare aiuto. Ok, questo è il vostro caso. Quindi, quando si sta con le braccia su, c'è questa ricerca che dice si abbassa. Alziamo un po' le braccia, che fa bene, fa anche arieggiare a quest'ora che... sembra una rapina, così, sembra una rapina allegra, ma una rapina... Ok, quindi ovviamente ci muoviamo, il fatto di muoverci ha un altro beneficio, oltre alla circolazione sanguigna, il fatto che, dice la scienza, quando ci muoviamo, anche minimamente, c'è un minimo rilascio di endorfine, che non so se le conoscete, sono detti la morfina naturale del nostro corpo, cioè antidolorifici naturali, che il corpo emette in determinate situazioni, ad esempio quando proviamo belle emozioni positive, voi avete detto che quando avete riso, cioè, voi avete riso, ve lo ricordate ancora? Magari è stata un'emozione positiva, un'esperienza positiva. Per quanto è stata un'esperienza positiva?
Cioè che se ricapita io magari la voglio anche ripetere, non è che dico quest'anno ho riso, ho dato, basta. Ho dato, adesso faccio altro, faccio zumba, pilates, faccio altro. Cioè, in generale, siccome ho avuto un'emozione positiva, sono stato bene, come mi sono sentito? Magari ho avuto una sensazione di un po' più di leggerezza, non superficialità, ma leggerezza, nel senso che affronto meglio le difficoltà. E magari ho avuto anche un po' di ossigeno al cervello che mi dà un po' più di lucidità dopo che ho riso. Quindi un'esperienza positiva. Sta di fatto che anche quando ci muoviamo vengono rilasciate le endorfine e abbiamo questi benefici. E quindi il fatto di muoversi fa sì che, fra l'altro, si dice anche, ad esempio in PNL, programmazione neurolinguistica, che motion creates emotion, in romagnolo. Cioè, il movimento crea l'emozione. Se mi muovo da persona allegra, è ovvio che questa cosa mi aiuta. Se, non so, se mi è capitato di parlare con una persona triste, a qualcuno è capitato di parlare con una persona triste, o anche semplicemente pensierosa. Io non ho mai incontrato una persona pensierosa, preoccupata, che sta così. Giusto? Al contrario, sta con le spalle un po' giù, ricurve, e stando così respira meglio o peggio? Per assurdo, quando siamo pensierosi, preoccupati, senza accorgercene, ci andiamo a mettere nell'unica postura che non ci aiuta a portare ossigeno al cervello, che penso che ci serva, giusto? A quanti serve ossigeno? Poi una bella bombola ogni tanto. Quindi sostanzialmente, stando così, motion creates emotion, va bene in positivo ma anche in negativo. Cioè io sfido chiunque a stare così qualche minuto e pensare quanto è bella la vita. Come sono contento oggi, yuppiu. Giusto? Quindi, a maggior ragione, per poter affrontare difficoltà, lo stress, perché tutti abbiamo dei problemi, quanti di voi hanno almeno un problema nella propria vita? Ogni tanto alzate pure l'altro, se no troppo cortisolo da una parte, poi uscite con questo sacchetto di cortisolo dalla scella destra. E, quindi, nel momento in cui siamo di fronte a un problema, in generale, soprattutto quando siamo molto tesi, tendiamo o a parlare del problema o a descrivercelo sempre peggio. Non so se conoscete persone, ad esempio, meteoropatiche. Conoscete qualche meteoropatico? Ecco, cioè, non è una brutta malattia. Cioè, mia zia è cintura nera di meteoropatismo, non di meteorismo, di meteoropatismo. Cioè, lei quando vede brutto tempo, ovviamente, dice che brutta giornata, giornata pesante, che devo affrontare, che non so se a qualcuno capita di avere delle giornate pesanti o dover affrontare delle persone un po' difficili. A qualcuno capita? Ecco, quindi, se io descrivo così, poi sarà una giornata pesante? Molto probabilmente sì, ma non perché l'universo ti ha sentito che hai detto queste parole, pum, ti fulmina. È perché per il nostro cervello è come se, un esempio di questo, di come impatta la descrizione di quello che ci accade sul nostro umore, sulle nostre azioni, è ad esempio quando entrava in aula la bidella a scuola e ci diceva domani avete 4 ore di supplenza. Guardate, c'è gente che esulta oggi come se... cioè, eppure domani non c'è supplenza, cioè... Allora, perché? Perché la parola in sé non fa niente, ma è il significato che attribuiamo a supplenza, perché cosa voleva dire e cosa vuol dire tutt'oggi, perché c'è gente che sta esultando questa parola, vuol dire supplenza, lo associ, il significato che associ è, vuol dire festa, non fa niente e magari la supplente è pure buona. E quindi è ovvio che se tu dici questa parola ti crei uno stato d'animo che è più produttivo per affrontare difficoltà. Se dici pesante, distruttivo, oppure poi dopo rischi di entrare in un turbinio, in un circolo vizioso negativo, perché mia zia quando vede anche bel tempo, ogni tanto c'è bel tempo, dice ma guarda un po', se con una bella giornata così mi tocca pure andare a lavorare. Alla fine non ce n'è. C'è una cosa che a me ha chiarito questo concetto e mi auguro possa essere utile anche a voi, è pensare a una forchetta. Ce l'avete in testa una forchetta? Cioè non conficcata, l'idea di una forchetta. Provate a pensare a una forchetta che raschia un piatto vuoto. Ah, c'è gente che sta per vomitare addirittura. Provate a immaginare una forchetta che raschia quelle lavagne di scuola verdone. La sensazione è piacevole o spiacevole? Spiacevole. Eppure non c'è nella forchetta, nel piatto, nella lavagna. Quindi abbiamo reagito, chi più chi meno, ovviamente, come se, perché quella frase per noi ha un significato, è immagazzinato nella nostra memoria anche un'emozione collegata. Se lo dice un bambino di un mese, gli dici forchetta che raschia il piatto, il bambino fa... perché per lui non ha nessun significato. Quindi cosa vuol dire? Che di fronte ai problemi, di fronte alle difficoltà, di fronte ai momenti difficili dove magari ci sono persone che non ti ascoltano, non ti prendono in considerazione e non riesco a trovare lavoro e magari a far valere e far vedere quanto valgo, non so se qualcuno capita ogni tanto una cosa del genere, allora di fronte a quei problemi ha senso continuare a parlare dei problemi e focalizzarsi su quello che fanno o non fanno gli altri? No, perché questo
aumenta il mio stato negativo, perché io continuo a descrivermi quella situazione e abbiamo visto che ogni parola crea una suggestione collegata alle nostre esperienze. Allora, qual è il modo per riuscire a descriversi quella stessa realtà in modo diverso, cioè vederla da un altro punto di vista? Perché si può fare, cioè l'abbiamo fatto, nel senso, quanti di voi sanno guidare? Cioè no, guidano, che già sanno guidare... E penso che vi sia capitato che guidando qualcuno o vi rubi il parcheggio o vi tagli la strada. Qualcuno è capitato? Ecco, che è una di quelle cose che ti riempie di gioia di vivere, giusto? In generale ci arrabbiamo. Quando è il caso in cui ci arrabbiamo meno? Magari se in quel momento siamo di buon umore, può essere? Sì, se abbiamo altre priorità. E, oppure se vediamo l'altra persona che magari si scusa. Qualcuno è capitato di vedere uno che si scusa? Qualcuno potrebbe dire, no, sono tutti cattivi, bastardi, non si scusa nessuno. È anche vero che adesso siamo così, seduti di fronte a me, a mente fredda, lucidi, e se tu vedi una persona che ti taglia la strada e si scusa, la tua reazione emotiva sarà uguale o diversa da vedere la stessa persona che ti urla addosso e ti fa il dito medio. Sarà diversa, eppure è sempre lo stesso problema. Cioè, ma sempre tagliato la strada, non è che quello che si è scusato me l'ha tagliata meglio. Che dice, ma che taglio che ha fatto? Come faccio a arrabbiarmi con un taglio così? Questo è da ringraziare che mi taglia la strada. Allora, questa cosa è talmente vera che ci sono persone che quando vedono uno che si scusa si arrabbiano lo stesso. Perché? Perché è il significato che attribuiscono che cambiano. Nel momento in cui tu vedi uno che si scusa, in generale qual è la descrizione, il significato che attribuisci? Tu ti dici, beh, se è scusato può capitare, ok. Dall'altra parte, se tu interpreti quello stesso scusarsi in un modo diverso, cosa vuol dire? Che dici, sì, si scusa, intanto mi ha rubato il parcheggio, intanto mi ha tagliato la strada. Vedete che mi sto infervorando pure a dirla sta frase? Quindi il nostro margine d'azione è interpretare, dare un significato diverso, usare parole diverse per la situazione. Quando ho spiegato a mia zia questo concetto della forchetta che raschia il piatto, lei adesso quando vede bel tempo mi guarda e fa, speriamo non si guasti. Però sta migliorando. Allora, quando è che possiamo interpretare le cose in modo diverso, in modo tale da trovare la nostra energia al nostro interno? E quando, ad esempio, siamo di buon umore. Voi avete detto che siete stati di buon umore. Perché? Quando siamo di buon umore le nostre capacità cognitive sono più ampie, la nostra capacità percettiva è più ampia. Non è che vediamo cose che non ci sono, che voi umani non potete vedere. In generale vediamo gli stessi problemi, ma li vediamo in modo più ampio, in modo tale che possiamo anche cogliere un'opportunità e usare la nostra intelligenza in positivo per usare un linguaggio diverso, descrivercelo con parole diverse, quello stesso problema. Allora, come si fa a crearsi buon umore? Perché molte persone pensano che per essere di buon umore tutto dipende dall'esterno. In verità ci sono dei modi, dicevamo prima motion, create emotion, già cambiando postura, proviamolo, perché la teoria è bella, e poi è la pratica quella che ci porta ad avere delle nuove abitudini. Proviamo a stare con la postura della persona allegra. Come sta la persona allegra, quella che ha appena vinto la lotteria, come sta? Non sta quasi, già se n'è scappata a farsi viaggio. Comunque proviamo a stare tutti insieme in contemporanea con la postura della persona allegra, che sicuramente è spalle aperte, giusto? Spalle aperte, braccia aperte, gamba aperta, no, gamba aperta non c'è bisogno. Spalle aperte, fra l'altro respiriamo meglio o peggio? Meglio. E fra l'altro questa cosa è fattibile o infattibile nel nostro mestiere, nella nostra attività di volontariato? È fattibile, cioè riusciamo ad raddrizzarci un attimo, fermare tutto e respirare meglio, portare più ossigeno. Se ci abbiniamo anche il sorriso, proviamo a stare con questa postura tutti insieme in contemporanea come se fossimo oggi qua veramente. Perché dico questa cosa? Che magari uno vuol provare, no? È bello, motivato, dici voglio provare a crearmi buon umore senza dipendere dall'esterno. E quindi si mette lì così, sorride. Poi si gira, quella a fianco a lui sta così a guardarlo, smetto subito. Cioè la vocina interna che ti protegge ti dice non lo fare, non sorridere così, che sembri scemo, chissà cosa pensano gli altri e poi muori, non lo fare. Quindi come si fa? Ovviamente quando sei nel contesto giusto, cioè nel senso tutti con lo stesso obiettivo facciamo questa cosa, nessuno si sente giudicato, quindi questa cosa aiuta uno con l'altro. E soprattutto trova tu il contesto giusto, cioè un calciatore prima di entrare in campo cosa fa? Stretching, fa stretch, giusto? Sarebbe normale se lo facesse alle poste stretching? No, ma il problema dov'è? Non nell'esercizio, nel contesto. Quindi sta a noi ingegnarsi, perché è ingegneria del buon umore, a trovare modi per essere di buon umore nel contesto giusto che ci fa stare più tranquilli. Quindi proviamo tutti insieme a sorridere per 30 secondi. Facciamo cose piccole, semplici. Pronti? Via. Come va? Qualcuno si sente svenire? Resistente, quasi finito.
Se non ce la fate, tenetevi per mano, che se avete le mani pulite. Se vi aiuta, provate a guardare, ma già lo state facendo, provate a guardare verso l'alto, che cambia le onde cerebrali, dicono, e sorridere con la bocca aperta. Più vai indietro con la testa, più ti verrà da ridere in modo spontaneo e naturale, però. Grandissimi, fatevi un applauso. E abbiamo sperimentato che è possibile, ovviamente in un contesto protetto, ognuno per i fatti suoi, magari lo fai, ovviamente non vai da chi non conosce queste cose, li fai. Cioè, lo fai in bagno, in macchina, dove vuoi, basta che non ti senti in imbarazzo, e riesci così a crearti buon umore. Quando hai questa piccola attenzione per te stesso, per il tuo buon umore, questa cosa già genera buon umore. È un po' come quando siamo innamorati di qualcuno. A qualcuno è capitato di essere innamorato di qualcuno? Come dimostri amore verso qualcuno? Con delle attenzioni. Come si sente questa persona quando riceve attenzioni? Si sente felice. Perché? Perché si sente importante. Questo è il modo più semplice che abbiamo sotto gli occhi da quando siamo bambini per crearsi buon umore. Perché funziona con gli altri. Perché non dovrebbe funzionare con noi? Quindi, come il calciatore mette se stesso come priorità prima di entrare in campo, perché se non è freddo, se non si è riscaldato, non può aiutare gli altri, non può aiutare la squadra, così, se mettiamo noi stessi come priorità, e vuol dire che non c'è il vuoto sotto, ma è primo, secondo, terzo posto, vuol dire che riusciamo a crearci quel buon umore che ci serve anche per affrontare meglio difficoltà e aiutare gli altri, com'è nella vostra mission. Bene, io per ringraziarvi e salutarvi, volevo concludere con questo, è una specie di gratificazione che serve proprio per fissare quando fai una cosa semplice ma anche fatta bene per te stesso, e questo, si battono le mani facendo combaciare i polpastrelli, dicono discipline orientali che attiva i punti energetici del nostro corpo, i chakra, chopra, sopra, sotto, insomma quello che è, però battendo le mani due volte, facendo combaciare i polpastrelli con energia, provate un attimo così, ok? E diciamo questa frase ben augurante, che porta bene per il raccolto, la vendemmia, la pace del mondo, la pace dei sensi. La frase è molto bene, yeah, e spurghiamo al cielo l'entusiasmo. Pronti a spurgare l'entusiasmo? Pronti? Via. Molto bene, yeah! Grazie a tutti!